L'ultimo film a cui ho lavorato è questo film, l'ultimo film di Verdone, attualmente nelle sale. Devo dire che è stata un'esperienza molto divertente, molto, molto bella a livello lavorativo e umano. Per me lavorare con lui comunque è stata un po' una conquista, perché è un personaggio che da sempre, almeno per quelli della mia generazione, è un personaggio che ho sempre ammirato. Al di là di questo, ho avuto l'opportunità di lavorarci grazie al fatto che, insomma, sono stato chiamato per fare uno storyboard legato alle scene soggette a interventi di VFX, quindi le scene con effetti visivi che anche in un film come questo comunque ci possono stare. E devo dire che questo è stato anche un modo, ripeto, per conoscerlo e per lavorare con lui. Ed è stato molto bello. Spero che il film vada bene. Il progetto a cui sto lavorando in questo periodo, beh, ce ne sono diversi, ma quello sicuramente quello più importante per me è questo film, è il secondo film con Gabriele Mainetti, il secondo film di Gabriele Mainetti, sul quale non posso dire niente, però per motivi di riservatezza, per cui non posso raccontare nulla, però insomma spero che sia, colgo l'occasione per dire, spero che sia divertente, sia professionalmente appagante come lo è stato il primo, come è stato fare il primo. Questo sì. Un film a cui mi sarebbe piaciuto lavorare, anche qui la scelta è dura, te ne dico due più che uno. Sicuramente Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, se non altro perché rappresenta tutta una serie di cose, rappresenta un tipo di cinema, un tipo di racconto con il quale personalmente sono cresciuto. E il secondo ti dico sicuramente Kill Bill, perché quando lavoro, se posso anche divertirmi, ripeto questa parola, è meglio. E devo dire che guardando Kill Bill, penso che mi sarei molto divertito a farlo, a disegnare gli storyboard di questo film. Poi Quentin Tarantino è sicuramente un regista che io amo per il modo che ha di raccontare i personaggi, per il modo che ha di portarti in certe situazioni durante il film e per tutti i suoi riferimenti alla cultura pop, quindi è un regista che sicuramente dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del racconto amo molto, per cui su tutti ti dico questi due, questi film in particolare, Il buono, il brutto e il cattivo e Kill Bill.